Ogni anno, milioni di anziani devono convivere con il falso luogo comune di essere persone tristi e che non sanno fare scherzi. Il centro di aggregazione Carta Bianca ha deciso di prendere a cuore questa problematica e con il vostro contributo intende portare alla coscienza collettiva l'esistenza di un'emarginazione sociale e culturale che nulla ha di buono e che nel mondo post-revisionista può portare ad un fattore altamente destabilizzante. Qualunque cosa questo significhi. Manda un SMS al numero 61 scemo. E ricorda, se prematura è a cavallo di Posterdani. E se gli facciamo concerto scherzato con i vecchini in piano borsa di aria, quello sarebbe ottobre. Sì, no, non ricadiamo nella storia di mezzo, però dai ragazzi, uno scherzo che si fa alla parte suonare il campanello. Stavo pensando anch'io a quella cosa, ma non mi viene in mente niente. È un'idea. Però come fai a capire, a far capire cosa c'è nel sacchetto? Cosa? Non avete mai che visto? Cosa, scusami? Oddio, me la sono persa. Sembra uno slogan della Durex. Sì, sì. No, mi sta venendo delle cose in mente. Dille, dille, tranquilla, non sto riprendendo. Mettersi in piedi sul... Guarda che non ho problemi, bisogna mettersi in piedi sul... Questo è geniale. E che poi di che tipo gusto, come per una lapide. Una cosa, un'altra cosa, non so se ce la fanno fare a Rofus, però... L'idea è un ragazzo seduto al tavolo con il giornale, magari un giornale di quelli seri, cioè non la Gazzetta, un giornale, esatto, così un po' imbronciato, e un vecchino che fa finta di ballare su un tavolo, dai. È un altro vecchino con lo stereo a... O anche il vecchino che va per strada con lo stereo, no? Sei tipo lo stereotipo anni 80, no? O anche mescoliamo le cose, salotto, il ragazzo con il giornale e a fianco il vecchino con le cuffie, gli occhiali, quelli, sai, quelli da pappone, io dico, gli occhiali, sai, quelli assurdi. Però io in ogni foto metterei qualcosa di strano. Qualcosa che non ha... sì! No, no, ma in una foto ci può stare un sombrero, se lo troviamo, però... Sì, anche. Sì. E il vecchietto che passa... Sì, 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 sì. Ottima. Così va bene. Sì, esatto. No, poi c'è la finestra che ti fa riquadro e quindi indirizza l'occhio. Però se troviamo una parrucca viola, il vecchietto potrebbe metterla. Io lo voglio un vecchietto con la parrucca viola, cavolo. Dopo sembra la regina di Svegli. Una persona con una parrucca viola è divertente. Ma non è umiliarsi. Metterebbe una parrucca viola che non sta alimentando la sua parrucca. No, perché la parrucca viola? Non c'è la parrucca viola? Ce l'ho messa io. Boh, ma insomma, voglio dire, si capisce poi che stiamo facendo una foto, no?
Cioè, il problema qual è? Che tu dici, mentre lui è lì che aspetta, no? Gli altri passano e lo vedono così. Esatto, no, ma... Sì, sì, no, ho capito. Sì, sì, no, la mia idea era proprio di mettere qualcosa di assolutamente fuori contesto. Cioè, ad esempio, pensavo alla la scena, quella delle carrozzine che vengono giù dalla Santa per il Monte, una torta così, in mezzo a... in mezzo alla strada, roba che non c'entra niente, no? Non penso che non penso che si possa. Ho messo il vibratore e l'ho ripresa, l'ho registrata. No, questa qui la daremo ad Alessandro per il 18° compleanno. E solo un pezzo, solo un pezzo. Gavettone a Seba, cioè vecchino che lancia il gavettone a Seba vestito da pizza. Quella la facciamo più che altro perché ho appena spiegato a Sebastiano che se il primo scatto non riesce, gli tocca beccarsi un secondo gavettone. E io farò in modo che il primo scatto non riesca. Scambia gli abiti con Franco. Vecchietto con lo stereo con qualche stante che passa per strada. Sì, sì. Sì. No, fai che mette una maglietta di tamoglia. Foto scattata all'interno, ma verso l'esterno. Adesso dobbiamo fare il calcolo di quanti ce ne servono. Come? Ah, sì. Sì, perché anche noi dovremmo riutilizzarci. L'idea era il ragazzo seduto così che gioca col telefonino, il vecchietto dietro col sacchetto gonfiato, no? Per far esplodere il sacchetto, per fargli scherzone. Videogiochi con Epic Win del vecchietto che sono diventato. Io non l'avevo scritta questa. In cantiere. No, il vecchino chi lavora nel cantiere? E si lamenta. Queste sono le cose, qualcuna ve lo è che ci convince molto, tutte, quindi si tengono fuori i migliori. E adesso concentrati. Noi abbiamo già aperto lì con tutti i foto, intendiamente 3 a 6. Manca la moglie di copertina. Sei anche dolore di mondo. Allora, praticamente di schiena non si vede nessuno. Allora, migliori, adesso vi spiego un attimo come funziona la foto, ok? Allora, loro due, dai, preparate tanto Però dovete entrare nel personaggio, prendo il personaggio, cioè siete ragazzini, bambini di, che ne so, 7 anni, quindi i dinosauri sono il massimo, sono una figata assurda i dinosauri, quindi aprite gli occhi, non vedete.
Li avete così e deve guardare, dovete guardare. Leggi, ma proprio la felicità di poter leggere questa cosa. Ok? Allora, adesso vediamo come ti guarda la via. Allora, i due ragazzi la faccia, no, i due invece diciamo diversamente giovani, ok, i due diversamente giovani, ma proprio la faccia contenta, felice, eh? Un bel sorriso, così mentre guardate, no? Bellissimo. Allora, così, aspetti, no, allora, lei si può spostare un po' più in qua, ok? Allora, no, ma cosa stai facendo? Sì, sì, sì. Sì, ma Sara, no? Sara. No, 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 Don Giulio, non serve che si muova. Siccome è una foto, basta che lei faccia così una faccia un po' di felice, perché lei in questo momento è il bambino che viene mandato a, sull'altalena, no? Quindi, allora, Sara, sei pronta? Allora, aspetta, faccia severa. Cosa c'è? Chi fa il non so, io sto... prima già te la dai in mano. Basta. Allora, rimettetevi un attimo in posa, per favore, ragazzi. Mettiti un po' più verso, ecco. No, ok. Allora, adesso tu ti puoi mettere qui. Ce la fai? Siedi, o ti siedi o ti metti sdraiato così, non so come. Seduto anche, sì, così perfetto. E lei si mette qua. Sì, perfetto. Cosa c'è? Ah, venga. Sì, sto registrando. leggi Daniel, leggi. Meraviglioso. So se sarà facile. Sarà facile accenderlo. È bello perché io sto registrando. Eccolo. Ok, è andato.